Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Colpo di scena. Attenzione, c'è un ex in arrivo! In questa villa la tranquillità non esiste. Matteo, Sasha e Mattia, preparatevi. La spiaggia e il nuovo ex vi attendono con ansia. Matteo e Mattia sono molto in ansia per questo nuovo arrivo. Se viene quella... cioè, anche io sono un innominabile come tutti. L'idea che lei sia in un'altra stanza con una donna e un uomo, attenzione, abolito in torno, poche parole, mi manda proprio in ansia. Cioè, mi manda... cioè, se non la vedo, no. Cioè, occhio non vede, cuore non duole. E anche Sasha ha bisogno di scaricare la tensione. Matti, arrivo! Dai che non vediamo l'ora! E io sfido la c***o di sorte col mio bel costumino giallo. Per me è la prima volta, cioè, che vengo a recuperare una ex. Spero non sia mia. Ha una tensione totale, cioè. Chiunque ex possa essere oggi, viva l'amicizia. Esattamente. È una scoppia, non è un'amicizia, ricordatelo sempre, mi raccomando. Questa è la sintesi, Madonna, della vacanza. Secondo me, Matti, è la tua. Sei agitatissimo. Sì, si vede, infatti. Sì, ma anche io sono agitatissimo. Però io vorrei il colpo di scena. Ta-tam. Cioè, se arriva l'innominabile, raga, lo sapete, cioè proprio dormo in giardino. Ognuno ha la propria innominabile. Come dire, ragazzi. Adesso so che. Oh, ho visto il capelli, ragazzi. Ho visto capello. Chi potrebbe capello essere? Biondo. Oh, cosa vuol dire? Capello un po' biondino, castano biondo. Potete vedere adesso. Sa nuotare bene la tua? Stile libero, goffo. Non sa nuotare. Non è la mia, raga. Bella. Aspetta, io la sterico. Io sto male. Dai, prego. Spendi di più che raga, sto tremando, però. Cioè, non fare queste cose qua. Perché la mia non sa nuotare, quindi. Ma chi è? Io non la sto riconoscendo. Ah, oddio. Madonna, che figa. Oh, oddio, l'innominabile, raga. Porco miseria. Ecco a voi l'innominabile. Hola, sono Nikita e sono l'ex convivente di Matteo Diamante. Matteo era come il sole. È stata la storia più importante della mia vita. È stata talmente tanto profonda che ogni tanto metto ancora l'anello di fidanzamento che mi aveva dato. Tra di noi è finita perché non mi fidavo più. Sei tornato come il vecchio Matteo che conobbi anni e anni fa. Starà facendo un bordello atomico. Non so come starò io quando lo rivedrò, perché non ci vediamo da tantissimo tempo. C'è un po' l'ansia qua. E adesso si inizia. Aiuto! Oh, raga, non riesco a parlare, scusate. Vedere sto coglione che piange. Come stai? Tutto bene? Sto tremando. Mi sento Greta in questo momento. Ragazzi, ti presento Nikita. È successo. Piacere, Sasha. Ciao, molto piacere, Mattia. È bellissima. Ha già gli occhi fantastici. Proprio lei è proprio bellissima. Ragazzi, a Nikita che è appena arrivata. Ma scusa, sì. Sono di qua, meglio a te. Io adoro. Le altre scherzo, vi dico, le amo tutte. Lei proprio la adoro, la amo, forse ancora, non lo so. Quanto siete stati insieme, raga? Quasi 2 anni, ti attira e molla. Un anno e mezzo di convivenza tutto, più o meno. Sì, visto? Poi ci abbiamo riprovato altre volte. Cioè, ho dovuto avere il coraggio di non vederla, proprio cancellarla. È la classica ragazza che o la cancello o rimarrà, cioè, tutta la vita. Che ce l'hai fatta, Matti? No. Non me l'aspettavo così emotivo, così che tremasse. No, fa effetto di brutto. Ma...